Giornata di forti guadagni per Wall Street, con il Dow Jones in rialzo del 2,51%, sulla stessa linea, in forte aumento il Nasdaq 100, che con il suo più 1,53% termina a quota 14.189,16 punti. Shenzhen amplia la performance positiva dell'1,21% e chiude a 13.412,9 punti. Seduta negativa per Piazza Affari, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri listini continentali, che accusano perdite consistenti. Pesante Francoforte, che segna una discesa di ben meno 2,05 punti percentuali, sotto pressione Londra, con un forte ribasso dello 0,89%, seduta negativa per Parigi, che scende del 2,07%. Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto bancario, che riporta una flessione di meno 5%. Rosso per Unicredit, che sta segnando un calo del 7,93%. Distribuito il dato sui prezzi al consumo della Spagna, pari a 7,4%. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sul PMI Chicago. Domani, in Germania, saranno pubblicate le vendite al dettaglio. Si attende ancora dalla Germania la diffusione dei prezzi al consumo, previsto ancora domani nel pomeriggio,